Verona, oggi e domani in arena una nessuna 100.000, due serate con grandi nomi della musica italiana per raccogliere fondi per i centri antiviolenza in sala Maffeiana dal dibattito sulle canzoni sessiste, la proposta escludere dai finanziamenti pubblici chi diffonde linguaggio violento. Elena Camello. Sfilano in silenzio nella sala i testi di alcune canzoni, violenti, aggressivi, irriferibili nei confronti delle donne. Arrivano dal rap, dalla musica trap, ma non è una crociata contro un genere, piuttosto un tentativo di riflettere, quello organizzato a Verona dal Ministero della Cultura. Raccoglie l'allarme lanciato da alcune donne dello spettacolo e mette insieme Fondazione Arena, SIAE, magistrati, artisti, musicisti, a chiedersi perché succeda e poi che cosa fare. Sono delle scorciatoie, sono scritti da persone che non hanno mai letto un libro. E quindi che cercano il colpo a effetto, e questa corsa al colpo a effetto naturalmente è un continuare a superarsi sempre più sulla corsia sbagliata. Se è offensivo è la magistratura che si deve occupare di queste cose, perché non ha senso, e poi deve occuparsi anche per chi le diffonde. La proposta del Ministero della Cultura è inserire nel codice dello spettacolo un comma che escluda da fondi pubblici chi veicola contributi violenti verso le donne. Non si tratta di censura, ma di limitare i rischi di un certo linguaggio. Nessuno pensa a limitare, diciamo, la libertà di espressione di nessuno, però effettivamente il tema della violenza sulle donne è talmente urgente che la nostra domanda è se anche questi contenuti che sono così presenti, soprattutto tra i più giovani, possono contribuire a creare un clima di ostilità nei confronti delle donne.